Studio 95. Pink Magazine. Pink Magazine. Pink Magazine. Su Radio Studio 95, Telemerito, Telebova Marina, il nostro appuntamento con Pink Magazine. Oggi è ritornato eccezionalmente di martedì in questa giornata dedicata all'Epifania, appunto l'ultima giornata che conclude le feste in generale. Ovviamente, come promesso, non vi facciamo mancare niente, nel senso che abbiamo un ospite illustre con noi che salutiamo e ringraziamo di essere venuto, ovviamente Cosimo Sframeli, illustre luogotenente dei Carabinieri della provincia di Reggio Calabria, in veste di autore del libro La 'Ndrangheta. Beh, parleremo di questo libro. Buongiorno molto a tutti. Buongiorno, benvenuti. Allora, come primo impatto con la radio, con la televisione, non si è, sicuramente avete avuto modo di interagire nel presentare questo libro molto importante, perché comunque tratta una tematica che ci riguarda da vicino. Certo. È una tematica che è il quotidiano qui nella Reggio e provincia. Io vorrei dire questo, che il titolo già 'Ndrangheta, che come tutti sanno 'Ndrangheta è 'Ndrangheta, se viene dal greco, che è un rafforzativo che significa uomo di valore. E in questo caso c'è questa alfa A privativa e staccata da 'Ndrangheta, perché se fosse unita significherebbe il contrario, che significa alfa privativa contro, quindi contro la 'Ndrangheta. E poi c'è la mia dedica, che è una dedica veramente sentita, e agli eroi caduti per mano della 'Ndrangheta, ai calabresi vittime due volte. Sicuramente un libro significativo che, a cui ha collaborato anche Francesca Parisi. Certo, è coautrice Francesca Parisi, anche lei una collega che al momento è al Museo Storico a Roma dell'Arma dei Carabinieri. Perfetto, allora vogliamo un po' cercare di entrare nel dettaglio, nel merito di questo importante libro che apre degli scenari davvero diversi da quello che noi potevamo immaginare riguardante appunto questo fenomeno della 'Ndrangheta. Come possiamo definirlo? Un viaggio un po' a ritroso? Un viaggio a ritroso, è un viaggio a ritroso soprattutto negli anni tenta di cristallizzare un periodo storico ben preciso, che è dagli anni 70 agli anni 90. È un periodo storico di cui pochi hanno parlato, se non pochissimi, e si cerca appunto di tirare fuori tutti gli aspetti positivi sia delle forze dell'ordine, della magistratura, che anche della popolazione, della gente di Calabria, della gente dell'Aspromonte, che si è sempre ribellata ai soprusi mafiosi. Quindi è un libro che analizza il fenomeno della 'Ndrangheta non da un punto di vista sociologico, antropologico, ma si basa essenzialmente sulle testimonianze dirette o comunque certo, del controllo delle forze dello Stato. Certo, e soprattutto delle testimonianze dirette da chi la lotta alla 'Ndrangheta l'ha fatta in prima persona, e da chi appunto è stato magistrato in quel periodo storico. Ricorderemo il primo pool antimafia d'Italia, che nasce a Locri per fronteggiare i sequestri di persona, per fronteggiare le prime investimenti sul narcotraffico, e quindi poi una serie di omicidi in tantissimi paesi, vi erano guerre di mafia e faide. E con uno sfondo impressionante, perché c'era questo gruppo di carabinieri, questo gruppo di magistrati che dovevano fronteggiare tutto questo. E si badi bene che all'epoca non c'era la Direzione Nazionale Antimafia, non c'erano i cellulari, non c'erano macchine, non c'erano mezzi, non c'era nulla, se non la propria volontà, il proprio, tutto basato sul sacrificio individuale, e mezzi pochi. Quindi era difficilissimo, voglio dire, all'epoca. Ora magari è più facilitata, tra virgolette. Grazie a Dio è più facile, nel senso che c'è più, la tecnologia ha fatto passi da gigante, mentre all'epoca insomma era meno potevamo essere meno incisivi. Nonostante questo, siamo stati quelli che hanno dato origine alla lotta alla 'Ndrangheta con il 416 bis, cioè il primo, la normativa
viene introdotta in Italia dopo la legge da Torre, dopo l'uccisione del generale Dalla Chiesa. Ovviamente questo in Italia, quindi c'ha, perché fino adesso, fino al, come dire, all'entrata in vigore della legge, noi eravamo con le armi spuntate, mentre la legge ora ci consentiva di affrontare il fenomeno meglio, in maniera più adeguata. In questo senso la prima associazione per delinquere del stampo mafioso viene fatta all'Ocri in Italia. Quindi noi diamo origine a questa innovazione. E sicuramente con le nuove tecnologie c'è anche un maggiore controllo di individuare i vari passaggi che possono comunque commettere chi appartiene all''ndrangheta, che è una vera e propria piaga della nostra società, che non riguarda soltanto la dimensione calabrese, ma anche si estende nel nord Italia, ma non solo, quindi varca anche i confini nazionali, come è stato attestato anche da una conferenza che c'è stata a Reggio Calabria, molto significativa, intorno agli anni 70, quindi 76, in cui partecipavano degli organi politici, di cultura, e in cui ci sono state delineate delle vere e proprie strategie idonee per combattere la mafia. Fu un tentativo della politica. Quindi il luogo è molto significativo, è avvenuta proprio a Reggio Calabria. A Reggio Calabria, nel 1976. E appunto lì si sono riuniti tutti i politici di buona volontà, i magistrati di buona volontà, per la prima volta in Italia, per discutere di questo fenomeno che già comprendevano sarebbe stato devastante. In effetti tentano, e a questo proposito la politica cerca di fare abbiamo un esempio caratteristico: quando c'è il primo processo alla 'ndrangheta, considerato uno dei primi processi alla 'ndrangheta, cosiddetto processo ai 60, ancora siamo col vecchio ordinamento del 416 semplice, furono invitati tutti i sindaci della Ionica, della Tirenica, a dire sul fenomeno della mafia, e tutti quanti dissero che la mafia non esisteva, tranne uno, Girolamo Tripodi, il sindaco di Polistena, e addirittura portò delle prove e fece condannare delle persone. Cioè questo sindaco, che poi è il senatore Tripodi, una persona anziana, una persona che ha fatto parte della commissione parlamentare antimafia, ha schierato e ha impegnato parte della sua vita a questo tipo di contrasto, e per tre volte hanno tentato di ucciderlo. Ne parlo nel mio libro, nel nostro libro. Ne parleremo, ma intanto ascoltiamo un po' di musica. Ricordiamo anche i nostri contatti: 349 12 94 525, linea SMS, linea diretta 0965 78 15 02 per parlare con l'autore del libro 'Ndrangheta, Cosimo Sframeli, e soprattutto poi anche attraverso la nostra pagina Facebook Pink Magazine. Noi siamo qui per in particolar modo l'autore a rispondere a tutti i vostri pensieri, curiosità, perché sicuramente ce ne sono veramente tante curiosità in merito a questo. Radio Studio 95. Benvenuti in mia casa. 2 minuti dopo le ore 11, Pink Magazine, appuntamento speciale in questa giornata. Di quest'oggi appunto abbiamo con noi il luogotenente Cosimo Sframeli, che è autore del libro 'Ndrangheta, e di questo stavamo parlando prima della pausa pubblicitaria, e parlavamo proprio della 'ndrangheta in generale, di come sia nato questo fenomeno, e naturalmente parleremo anche di come riusciremo, di come si potrebbe comprendere questo fenomeno in generale. Quindi entriamo subito nello specifico e chiediamo all'autore del libro 'Ndrangheta la genesi. La genesi, bella. Adesso vi racconto una favola a cui gli 'ndranghetisti sono molto legati, a cui gli piace molto, ed è quella di Osso Mastrosso e Caccagnosso, che sono tre cavalieri spagnoli in fuga dalla Spagna perché hanno ucciso un signore che a sua volta aveva violentato la sorella. Quindi lo uccidono e scappano dalla Spagna e vanno a finire nell'isola di Favignana.
qui stanno 20 anni nelle caverne di quest'isola e scrivono i codici dell'onorata società. Dopo 20 anni Osso si ferma in Sicilia e fonda la mafia, devoto a San Giorgio. Mastro Osso va in Campania e fonda la Camorra, devoto alla Madonna. Carcagnosso viene in Calabria e fonda l'Andrangheta, devoto a San Michele Arcangelo. Ovviamente questa è una bella favola, ma di vero cosa c'è? Di vero nel libro è un capitolo dedicato ai riti, e per la prima volta vengono spiegati i perché di certi riti. Studiando il codice di 'Ndrangheta, che è un rituale di Taurianova, scoperto dai carabinieri nel 1963 dal tenente Galatà, che per noi è un codice molto il più completo, da lì risaliamo uno studio che ha fatto il maresciallo Longobardi, che è uno specialista nel settore. Si comprende come questa 'Ndrangheta sia stata una setta segreta che nasce in concomitanza con i templari. Quindi si dà dei codici d'onore, si dà dei codici delle regole sociali, dove queste regole sono estrapolate dal Vecchio Testamento. Quindi c'è qualcosa di sé, cioè chi ha scritto queste cose non era certamente una persona così. Quindi c'è tutto, è armonizzato bene, e dove ci stanno delle regole, ovviamente. Prendendo questo, noi, dal Vecchio Testamento, non significa che c'è religione, c'è religiosità, anche perché poi le regole, se chi non le osserva, c'è la pena di morte, quindi non può essere religione. Però è tutto ricollegato ad una questione sacrale, non sacra ma sacrale, dove c'è il rispetto della regola, dove c'è il rispetto delle donne, dove c'è il rispetto dei consociati, dove c'è l'assistenza agli orfani, dove c'è l'assistenza. Quindi abbiamo qui una sorta di setta che fra di loro sono compatti, si aiutano e vivono insieme e si difendono dall'esterno, che poteva anche essere lo Stato dell'epoca, che potevano essere tante cose. Comunque si difende in questo modo. Che succede nel tempo? Quindi queste regole durano, ma fino a qui non si parla di rubare o di fare altro o di fare delle prevaricazioni nei confronti di altra gente, se non contro chi per difendersi. Allora, che cosa succede? Succede che la Prima Guerra Mondiale, durante la prima della Prima Guerra Mondiale e subito dopo la Prima Guerra Mondiale, i nostri, adesso parliamo di 'Ndrangheta, voglio dire, i nostri paesani, i nostri corregionali vanno in America e conoscono la mafia siciliana americanizzata, che è una mafia non più con quelle regole che si era imposta la 'Ndrangheta, che allora si chiamava Famiglia Montalbano, onorata società, non si chiamava 'Ndrangheta. Allora in questo frangente succede che loro conoscono il potere e il sapore dei soldi, del potere, del denaro, della bella vita, e così via. Di conseguenza questa 'Ndrangheta in Calabria, che riviene con riappropria, quindi questa emigrazione che torna, e cambia tutto. Cominciano ad esserci a rompere i codici d'onore. Sono i primi loro, e questa 'Ndrangheta viene dissacrata dai soldi, cioè una 'Ndrangheta che si dissacra da sola. Quindi assistiamo, certo, ad una vera e propria metamorfosi della 'Ndrangheta. Inizia questa metamorfosi con questo, diciamo così, contagio della mafia siciliana americanizzata appunto in America. Quindi questi prendono a modello
il mafioso americano. Quindi cambiano le regole, cambia un po' il modo. Le regole rimangono le stesse. Il modo di interpretare. Però loro cambiano loro, cambia la 'Ndrangheta, cambia. Allora che succede? Noi con Saverio Montalto abbiamo appunto la famiglia Montalbano. Subito dopo c'è Strati, no, prima ancora c'è Corrado Alvaro, che già ne parla nella Fibbia. Corrado Alvaro non parla mai di 'Ndrangheta, parla di Antonello, un gente da Aspromonte, di Antonello, ma lo chiama Brigante. E di 'Ndrangheta parlerà nel 1955 nel saggio che ha scritto subito dopo i fatti del questore Marzano, a seguito dell'attentato al sottosegretario Capua. E lì ne parla, giustamente già ne descrive questa onorata società in maniera deleteria, cioè che perde di significato, perché ognuno fa i fatti suoi, ognuno cerca di imporsi e di imporre, ma il fine è quello dei soldi, quindi viola qualsiasi regola sociale che siano imposti. Poi con Saverio Strati nel Selvaggio di Santa Venere abbiamo proprio il quadro più delineato di quello che è la 'Ndrangheta. Pasquino Crupi, professore Pasquino Crupi di Boa Marina, la famosa questione meridionale, è il primo a inserire nella letteratura, stavo dicendo calabrese ma italiana, certo, in generale, la 'Ndrangheta, perché nella letteratura non c'è posto per la 'Ndrangheta se non questi nomi che io ho citato. E poi verranno gli altri. Quindi noi abbiamo questo tipo di metamorfosi che fino ad arrivare poi cominciano con i sequestri, poi un punto fermo, gli studiosi iniziano a considerare la 'Ndrangheta e questa criminalità organizzata dall'Unità d'Italia in poi. Noi qui non abbiamo avuto il fenomeno del brigantaggio, non in Calabria, in Reggio e provincia, non ha visto questo fenomeno, anche se noi abbiamo avuto il brigante Mussolini, appunto, ma il famoso brigante, ma no, che non, che, ma non era associato al fenomeno del brigantaggio, che è un fenomeno sociale e politico, ma brigante in senso perché riconosciuto come un giustiziere che colma le lacune della giustizia dello Stato. Quindi brigante in questo senso, e che ovviamente scorazzava per l'Aspromonte, per Africo Vecchio, e lui uccise pure un carabiniere, il carabiniere Ritorto, che sparò alle gambe, e poi sto ragazzo di 21 anni morì dissanguato. E lui scrisse una lettera alla famiglia chiedendo scusa di questo suo gesto, perché lui non era 'ndranghetista. Ecco, spieghiamo, infatti facciamo la differenza. La differenza tra mafia e mafiosità. Ecco, già è una netta differenza. Certo, la mafia è concreta. Spara, uccide, ruba nel senso si appropria di soldi, ha delle strategie. La mafiosità è un modo di essere, che a volte questa mafiosità può essere anche una stupidità, un modo stupido di essere. Qual è la più deleteria? Ma deleterie sono tutte, così eticamente sono tutte e due deleterie. Eticamente, come educazione, e come a volte questa mafiosità si confonde con la calabresità, l'essere calabrese, con l'atteggiamento che è di uno stupido, e quindi, ma non c'entra nulla con la, perché la mafia poi è concreta, quindi la mafia poi spara, la mafia estorce, impone. Ha delle strategie che non ha la mafiosità. La mafiosità è un modo di essere che può essere anche stupido, ma lì si ferma. Però nel concreto non succede nulla, anche se è deleteria, ripeto, eticamente. Quindi i nostri ragazzi non possono essere educati alla mafiosità, cioè con la scusa di, non essendo mafia, noi tolleriamo il fatto che siano mafiosità. No, questo. Quindi, non va bene uguale. Da questo punto di vista manca anche lo stato sociale, ecco, per vigilare. Ma noi abbiamo tre tipi di mafiosi. Il primo è un mafioso per eredità, il secondo è per bisogno, e il terzo appunto è per stupidità, dico io.
che è quello che si naga, per così dire. Ma quello per eredità è più difficile da riprendere in maniera culturale e farlo rientrare, perché si è vissuto in quell'ambiente e quindi è radicato, è nato ed è un erede, certo, di tutti questi valori in negativo, ma è un erede. Mentre noi possiamo recuperare benissimo la seconda e la terza fascia, cioè è più facile, cioè chi lo fa per bisogno e chi per stupidità, lo possiamo recuperare con la cultura, con l'arte, certo, ma soprattutto, come dice Francesca, con lo Stato sociale, cioè la giustizia sociale, cioè uno Stato sociale che possa garantire lavoro. Perché comunque loro agiscono sulle piaghe sociali, ad esempio la disoccupazione, certo, molti ragazzi non hanno un lavoro e quindi vedono nell''ndrangheta, parliamo concretamente, un'opportunità lavorativa, quindi da un punto di vista anche coercitivo, insomma cercano di portarli a sé, certo, invogliandoli ad un lavoro, cioè sfruttando che poi... proprio le debolezze, ecco, dello Stato, ma alla fine, della società. Ma questo il dilemma è proprio questo, e il punto cardine sta proprio qui, cioè se noi qui non abbiamo alternative di lavoro, questi ragazzi non so come si riusciranno a... Per carità, ci sono quelli che, tantissimi, ma anche voglio dire i miei figli, le mie figlie, che emigrano, ma è l'unica alternativa. Ma altrimenti qui il lavoro non c'è e quindi l''ndrangheta trova terreno facile, diciamo. Trova terreno facile. Certo. Ma come succedeva questo con i sequestri di persone? Mm. Come succedeva con gli omicidi, come succedeva con le faide, i killer a pagamento, cioè c'era magari qualcuno che veniva pagato per uccidere, ma così, per uccidere una persona, e lo facevano perché per motivi di soldi. I soldi. Quindi come si alimenta praticamente questo sistema? Proprio così, tramite questi canali? Tutto gira e torna ai soldi. Mm. Appunto, abbiamo fatto questi canali appunto di sequestri, certo, droghe, mentre prima c'era tutta una queste regole che venivano rispettate e questa setta segreta che si opponeva o comunque si cercava di salvaguardare il popolo contro chiunque cercasse di intervenire contro. Oggi invece noi abbiamo una società che proiettata al denaro, una società mafiosa proiettata solo al denaro e al potere. Nel libro poi ci sono delle testimonianze che fanno comprendere anche il linguaggio dell''ndrangheta, certo, quindi ci mettono a stretto contatto a quello che è la cosiddetta mentalità. Leggeremo alcuni passi, sì, del libro subito dopo la canzone di Taylor Swift e noi invitiamo ancora una volta a partecipare alla 349 1294 525 linea SMS oppure linea diretta 0965 78 1502. Questo nostro martedì 6 gennaio 2015, appuntamento speciale di Pink Magazine, in studio l'autore del libro 'ndrangheta. Noi, Giovanna, stiamo facendo tantissime di quelle domande. Sì, vorremmo cercare veramente di entrare nel vivo, sempre più nel vivo di questo argomento, perché è davvero interessante cercare di spiegare in maniera semplificativa, quantomeno, tutto questo iter e tutto ciò che riguarda in generale la criminalità organizzata. Sì, prima parlavamo di leggere alcuni passi del libro, in particolar modo uno. Sì, allora, il giudice dice: il giudice era solo quando il delitto possedeva il volto umano, quando il delinquente solitario si chiamava brigante, pervaso da romantica ferocia e scagliato sui criminali della montagna, da un impeto di rivolta sociale per realizzare nelle spietate vendette una forma cosmica e tribale di giustizia riparatrice. Oggi l'innocenza non ha più patria, il dolore è un vento fastidioso, il delitto è un genere di consumo, la morte, la pietà e la poesia della vita sono impietrite. Ed oggi il giudice è solo col nuovo brigante, un brigante con tanto di colletto e cravatta, un brigante che scende in piazza, passeggia sul corso, partecipa alla vita pubblica, controlla l'economia, costruisce palazzi e autostrade. Il giudice ancora oggi è ancora più solo perché sono cronaca quotidiana agli attacchi che riceve, le pesanti insinuazioni sulla sua correttezza, le accuse di strumentalizzazione, di strumentalizzare i processi per seguire questa o quella fazione politica. Non c'è
c'è ormai inchiesta di rilievo che non scateni contro il giudice che se ne occupa campagne denigratorie e processi sommari. Uomini politici di rango, se si procede contro amministratori infedeli, imprudenti speculatori, conclamati ladri di Stato. E dal giudice si pretendono giudizi culturali, politici, morali, si pretendono interventi di polizia, si pretendono che debelli ogni tipo di organizzazione criminale. Ignoriamo poi per un momento la cospicua casistica dei linguaggi morali, le sue sentenze, prima ancora della doverosa lettura delle motivazioni, sono definite grottesche, ignobili, reazionarie, rivoluzionarie e provocatorie, dimenticando che tali garbati vezzeggiativi si diffondono e si intensificano tanto più quanto meno radicato il gusto del dialogo dell'imputato, dimenticando che troppo spesso si chiama provocazione il dissentire dalle opinioni delle burocrazie politiche o sindacali. Le penombre hanno già un linguaggio, il buon giudice sa che la verità ha più nemici che amici. I fatti giungono a lui, spesso deformati in varia misura dai sentimenti, affetto, odio, opportunismo, timore, indifferenza. Ogni processo è un processo di liberazione della verità dal magma delle apparenze. Il giudice lo compie sempre in solitudine, il giudice è quindi solo con le menzogne cui ha creduto, la verità che gli sono sfuggite, solo con la fede cui si è spesso aggrappato, solo con il pianto di un innocente e con la perfidia e la protervia dei malvagi. Beh, sicuramente l'ultima frase è molto significativa. Il pianto degli innocenti e la perfidia, tra virgolette, dei malvagi. Beh, sì. Sicuramente ha un grande significato questo passo del libro, che lo ritroviamo all'interno appunto della 'Ndrangheta, in cui proprio fa un'analisi specifica di questo fenomeno che dilaga nella nostra società e non è soltanto circoscritto nella Calabria. No, assolutamente. Che molto spesso si dice Calabria uguale mafia, 'Ndrangheta e quant'altro. Assolutamente no, è un fenomeno che è molto più vasto e intrinseco. Ma infatti proprio i calabresi vittime due volte, perché un calabrese che va in qualsiasi parte d'Italia o all'estero è considerato un 'ndranghetista, e questo è sbagliatissimo, anche perché i primi a subire le angherie o che hanno subito le angherie della 'Ndrangheta sono stati i calabresi. Basti pensare che a Bovalino sono stati sequestrati 18 persone, nella sola Bovalino, 18 sequestri di persona a scopo di estorsione. Ora, quindi il calabrese, che è proprio la Calabria, che si è sempre non certamente ribellata in maniera come avremmo voluto noi, perché c'è la paura, e anche perché in considerazione che la lotta alla 'Ndrangheta non può essere devoluta al cittadino. La lotta alla 'Ndrangheta è tipicamente, esclusivamente delle forze dell'ordine e della magistratura, ma il cittadino deve fare la sua parte, che è quella culturale, è quella dell'arte ed è quella del testimone se chiamato a deporre. Bene. E la lotta alla 'Ndrangheta si fa nelle aule di tribunale, non si fa nelle piazze. Quelle servono a incitare, a, come dire, a amalgamare le persone e a far entrare un pensiero nuovo nei confronti della gente per poi ribellarsi. Ma la lotta alla 'Ndrangheta va fatta nelle aule di tribunale. Quindi è come giocare una partita a scacchi. Certo. Chi muore, scaccomatto. Sbaglia, c'è lo scaccomatto. Chi sbaglia, paga. Quindi è una lotta di... Sì, è pericoloso anche in questo senso, ma è anche più pericoloso non far entrare questo messaggio nella gente, cioè cercare proprio di infondere dei principi nuovi, come ha detto prima, perché è anche ostica la cosa, non è facilissima, perché si è molto reticenti da questo punto di vista a cambiare... Ma guarda, io ho visto gente soffrire perché sulla propria pelle o sulla propria famiglia si sono imbattute determinate situazioni di malvagità e di... È chiaro che la reazione, ci sono state delle reazioni, adesso qui non voglio fare perché ancora è vivo il ricordo, ma in questi paesi ci sono state persone che hanno subito anche omicidi nei confronti di genitori e si sono rivolte alla giustizia e hanno avuto giustizia. Certo, è una prova di coraggio. Certo. Non tutti sono capaci di farlo, ma perché hanno paura? Perché la paura, cioè, il cittadino si rende conto che in un minuto
può perdere la sua vita, la vita dei suoi figli, la vita dei suoi cari, può perdere la casa, può perdere l'automobile in un minuto. Quindi questo è comprensibile, questo tipo di timore, però è pur vero che noi abbiamo bisogno, perché la legge ce lo richiede, di attraversare e di, come si diceva una volta, buttare il cuore, lanciare il cuore oltre l'ostacolo per arrivare a questo processo di rivolta, che già questo processo di rivolta già è iniziato. Io vedo per esempio ad Africo che si scrivono libri contro l'Andrangheta, che si fanno film contro l'Andrangheta. Quindi qualche barriera si sta rompendo. Quindi è un buon segnale, è una rivolta spirituale e culturale. E anche di coraggio, insomma. Di grande coraggio. Dunque il vero dramma che comunque ha permesso anche il prolificarsi dell'Andrangheta è la solitudine di chi lotta anche all'interno delle istituzioni, quindi parliamo dello Stato, e molto, molto spesso persone che vogliono impegnarsi, quindi lo fanno con una certa prima persona in modo direttamente, lo fanno anche con mezzi residui. Certo. A rischio di vita. Ma siamo sempre lì, ma questo esisteva una volta. Oggi sinceramente si è più organizzati a fronteggiare questo fenomeno. In passato no, in passato eravamo veramente soli, eravamo a rischio, tant'è che io mi ricordo nei sequestri di persona che noi invece a un certo punto abbiamo cambiato strategia. Si andava a cercare il sequestrato, di liberare il sequestrato, ma contemporaneamente si andava nelle banche a vedere i flussi del denaro, e quindi là cercavamo di fare delle indagini incrociate. Ci siamo riusciti e noi siamo stati per primi. E mi ricordo un'indagine che adesso mi viene in mente, di come determinati soldi, determinati flussi di denaro partivano dai sequestri di persona. Parte delle estorsioni, parte delle truffe alla CE, convogliavano tutti in delle banche svizzere, per poi essere ripuliti e tornare. Il riciclaggio famoso. Ma allora manco esisteva il riciclaggio. Era un'ipotesi di riciclaggio. I pionieri di questo. Allora, e ritornava in una banca italiana. Ora io mi chiedevo. Noi ci chiedevamo, ma poi come fa il pastore di San Luca a fare tutta questa operazione? Che noi solo per comprenderlo ci abbiamo impiegato 2-3 anni. Voglio dire, quindi è un lavoro di mente. È articolato. Fino a quando noi ci fermiamo alla mafiosità, perché siamo attratti dalla mafiosità. Sì. Non arriveremo a questo. Quindi bisogna andare in profondità per comprendere realmente il fenomeno, e soprattutto per comprendere il presente bisogna studiare il passato. E parliamo anche degli eroi silenziosi, perché ce ne sono veramente tanti, ad esempio Carmine Tripodi o Antonio Marino. Che ha subito un agguato, poi comunque con la successiva morte durante la festa a Bovadino, in cui sono stati colpiti anche la moglie e il figlio. Però lui dopo l'operazione che ha avuto all'orecchio, ha detto a suo fratello che è stato un ragazzino a ucciderlo. Quindi parliamo sempre di mafia, mafiosità, agiscono quelli che hanno un atteggiamento così mafioso, chi commette realmente l'omicidio. I più forti stanno al coperto ed escono invece magari i ragazzini, ecco. Vabbè, certo, ma qui si tratta di killer. Il killer generalmente, quando ci sono omicidi eccellenti, generalmente in Calabria non viene mandato un killer esperto, nel senso esperto ma non di rango, affinché il suo arresto non possa portare ai mandanti. Quindi non possa ricondurre giustamente all'intera organizzazione. Dico, questo è un modo di fare gli omicidi. Altri tipi di omicidi invece si fanno con, sempre parlo degli omicidi eccellenti, con persona della cosca in prima persona, cioè il mandante manda il figlio, manda il nipote, cioè mandano che si espongono. Sì. Ora, questi due omicidi del brigadiere Tripodi e il brigadiere Marino, che tra l'altro siamo nel
nel periodo dei sequestri di persona e nei momenti in cui la 'ndrangheta, quasi tutte le famiglie si erano ormai consolidate nel possedere il capitale e per reinvestire nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, quello che avviene oggi. Sì. E quindi c'è questa arma dei carabinieri che contrappone in maniera forte, contrasta in maniera forte. E allora ecco la differenza sostanziale. Questi due ragazzi, Carmine Tripodi era comandante della stazione di San Luca e Nino Marino comandava la stazione di Platì, vengono uccisi in una pianificazione della 'ndrangheta. Cioè non è un caso che ammazzano, non è che si incontrano con un fatto reato, con dei delinquenti che stavano commettendo un reato e si uccidono. La 'ndrangheta pianifica e uccide, presceglie questi due valorosi, questi due martiri dell'arma dei carabinieri e li ammazza per bloccare, fermare le indagini. Ne parleremo ancora e leggeremo altri passi. Adesso è il momento di ascoltare una canzone che poi il titolo è tutto un programma, Il Guerriero. Mamma mia. In quanto per in questa lotta bisogna essere dei guerrieri impavidi e coraggiosi, dotati di riflessione e un socché di follia, perché comunque per fare certe indagini e agire bisogna avere anche sangue freddo. Sì, è vero, essere è vero. Molto come dire, razionali e bisogna essere convinti di quello che è una battaglia ideologica. L'autore Cosimo Sparmeni, che è molto felice di essere qui anche perché stiamo trattando una tematica molto importante. Eh sì, stiamo parlando di un argomento vastissimo e veramente ci vorrebbe un convegno per poterne parlare in maniera diffusa, ma intanto diamo delle linee generali anche per spiegare il fenomeno dell''ndrangheta e soprattutto quello che è contenuto nel libro omonimo, appunto 'ndrangheta. Sì, abbiamo parlato di come combatterla, abbiamo parlato anche di eroi silenziosi e dovremmo anche parlare dei pentiti. Soprattutto poi una testimonianza che è rilasciata all'interno del libro che dice proprio così: per chi nasce in determinati ambienti e viene educato all'omertà, non è facile già fare arrestare o comunque denunciare gli amici, tra virgolette, rendendoli pericolosamente nemici. Provocare l'arresto e le condanne al carcere dei congiunti e parenti implica problemi di ordine morale e psicologico, spesso assai più pesanti dei timori di vendette e ritorsioni, comunque in ogni caso sempre probabili contro chi canta. Nessuno avrebbe potuto garantirmi che i prossimi rapiti non sarebbero stati uccisi o lasciati morire. Un conto era uccidere gente appartenente all'ambiente criminale o malavitoso, un altro era quello di ammazzare o concorrere all'uccisione di persone innocenti che tra l'altro nemmeno conoscevo. Magari erano delle grandi carogne, ma avrebbero potuto essere invece le persone più brave del mondo. Io avevo le mie idee su chi, secondo la mia morale, potesse essere lecito o non lecito ammazzare, e quelle idee, giuste o sbagliate che fossero, determinavano i miei comportamenti. Spesso i collaboratori della giustizia vengono accusati, quasi sempre sulla base di pregiudizi lombrosiani, di cercare attraverso le loro rivelazioni benefici e vantaggi personali. Certamente tante folgorazioni sulla vita di Damasco possono suscitare dubbi e perplessità, soprattutto per i non addetti ai lavori, ma i perché di certe scelte possono essere talmente varie e soggettive da rendere ardua la comprensione. Non sempre verità interiori riescono a riflettersi all'esterno e non sempre dall'esterno si riesce a individuare chi è falso o sincero. Per quanto riguarda il fallito sequestro dell'EA, posso affermare senza ipocrisia e falsi moralismi che l'unica ragione per cui sono riuscita a vincere la tentazione di accaparrarmi un cospicuo compenso, quale la mia parte dell'eventuale riscatto, è stata quella di non volermi sentire colpevole per aver permesso che l'Aspromonte inghiottisse l'ennesima vittima della sua anonima sequestri. Per quanto riguarda gli omicidi che ho compiuto, posso dire con assoluta sincerità che vorrei non averli mai commessi, e non solo per le conseguenze penali. Uccidere è sempre sbagliato e sono pienamente convinto che nessuno ha diritto di togliere la vita a un altro. Tuttavia,
pur se la consapevolezza di aver provocato tutti e sofferenze, mi ha lasciato dentro segni profondi come un baratro. Sarei ipocrita se affermassi di provare rimorso per le persone che ho soppresso. L'ho cercato e lo sto ancora cercando inutilmente. Antonio Zagari. Beh, questa è una testimonianza di chi poi ha commesso realmente un omicidio e tanti, il cosiddetto pentito. Sì, questo Zagari è uno dei pentiti, ma il primo pentito di 'Ndrangheta è Pino Scriva. Pino Scriva è un pentito che a volte è creduto, a volte no. Comunque lui apre la strada. Ovviamente all'epoca non c'è la legge che tutela i pentiti. Quindi questo pentito è così, quindi avrà dei benefici di legge, ma giusto per come testimone, perché la legge sui pentiti non esisteva all'epoca. Quindi il primo è Pino Scriva, e poi c'è una serie di pentiti che io ho anche conosciuto, per esempio io mi ricordo di uno, di Franco Brunero, che era del nord Italia, era lombardo, che convalidò tante nostre indagini sui sequestri di persone. È proprio deciso, molto chiaro, molto preciso, e aveva anche lui ucciso tante persone. E allora io, che ero un ragazzino, mi incuriosiva sto fatto di sentire parlare una persona più grande di me, tra l'altro con un figlio, due figli, con la moglie, e di omicidi, di cose brutte. Allora gli feci una domanda, ma senti una cosa, ma tu quando uccidevi la gente, ma come ti sentivi? E io mi sarei aspettato veramente una risposta completamente diversa da quella che ho ricevuto. Lui mi guardò, si illuminò, gli occhi si illuminarono e mi disse: mi sentivo Dio. Ecco, cosa quindi c'è fatta? Un potere alla fine, come se avesse un potere in mano. E toglie la vita una persona, più di quello. Ma anche una. È terribile, sì. È terribile. Cioè, però, per esempio, nella testimonianza che abbiamo appena ascoltato, non c'è la volontà di. No, questo si pente. Che dici, sì, io... però è come se non. Alla fine non è che si sia dispiaciuto, voglio dire, ecco, di ciò che ha fatto. Fondamentalmente. Ma i pentiti, secondo me, voglio dire, al di là di tutto, cioè non lo so, sono dinamiche che qui, voglio dire, non riusciremo mai a stabilire concretamente. Il pentito, ci sono diverse motivi per cui si pente, per cui collabora e per cui, voglio dire, può essere una necessità o una volontà di pentirsi, ecco, può essere che, tutto insieme, può essere come faceva Buscetta, perché non riusciva a vendicarsi, lo fa tramite la giustizia, tramite lo Stato. Ma voglio dire, qui è un campo che ognuno di noi può dare delle interpretazioni. L'importante è che il pentito, comunque chi collabora, dica la verità. Certo. E che non dica menzogne e mandi in galera persone o comunque discolpi dei mafiosi, dei delinquenti, proprio dei per quella vendetta che o per tutelare, al contrario. Certo. Ah, anche per tutelare. Perché noi abbiamo anche visto tanti pentiti, per screditare l'altro pentito fanno di tutto affinché quindi c'è una confusione che non finisce. Certo. Dunque c'è un'indagine molto accurata. Certo. Con molta riflessione e osservazione poi del pentito, per valutare se dice o meno la verità. Sì. Parlavamo prima anche dell'Aspromonte, che è una terra bellissima, ma al tempo stesso triste, perché è anche scenario non solo dell'anonima sequestri e anche di le cosiddette riunioni. Io quello che vorrei chiederle se un noto cantautore italiano, Guccini, dice che Dio è morto nelle strade, nelle città, nelle campagne, nelle montagne, eccetera eccetera, ma in Aspromonte, in base a quello che sta succedendo, perché comunque la 'Ndrangheta non si ferma e non si fermerà, a meno che comunque non ci sia un intervento, come dire, risolutivo, Dio è morto? No, assolutamente no. Assolutamente no, Dio non è morto. In Aspromonte, assolutamente. L'Aspromonte, la gente d'Aspromonte è gente meravigliosa. È gente che, mi ripeto, che ha subito, che subisce le angherie
e i soprusi della mafia o delle mafie o del sistema mafioso, perché abbiamo poi tutta la complessità, ecco. Ma che ha tanta voglia di riscatto, ha tanta voglia di ribellarsi e di questo risveglio ideale. E noi vediamo, come dicevo prima, l'Africa con persone, posso anche fare nomi, di Gioacchino Criaco, che scrive dei libri contro l'Andrangheta. Abbiamo adesso anche un film che proprio è stato girato ad Africa con il regista Munzi, Anime Nere. Quindi la voglia del riscatto c'è questa voglia di riscatto, i segnali di rivolta ci sono. Ovviamente noi riusciamo a vincere battaglie, ma la guerra no. Perché? Ma appunto c'è qualcosa che non ha funzionato, secondo me, negli anni, perché visto che noi abbiamo impiegato tutta la nostra vita, la mia generazione, ovviamente io parlo a nome di tutti quelli che come me, magistrati, carabinieri, poliziotti, hanno impiegato e hanno, ci sono stati risultati eccezionali. Però noi sentiamo che questa 'ndrangheta è sempre più forte. È sempre più forte, ma no, più la restiamo, è sempre più forte. Quindi riusciremo un giorno a dire, beh, no, non esiste più, e forse è un'utopia. Ma però magari anche crederci, non è che... E cos'è che non ha funzionato allora nella lotta alla 'ndrangheta? Ecco, no, questo me lo chiedo io. C'è qualcosa che non ha funzionato. Forse non c'è un maggiore controllo, perché comunque gli esponenti, tra virgolette, dell'andrangheta si infiltrano in quelli che sono gli apparati di giustizia, della politica, della pubblica amministrazione, insomma, per avere anche di conseguenza un controllo silenzioso di quelle che sono le dinamiche. Quindi ritorniamo alla cosiddetta partita a scacchi. È sempre una partita a scacchi, però ancora lo Stato sicuramente vincerà, perché come tutti i cicli storici noi vinceremo. Nel senso, ma noi riusciremo a vincere, e questo lo dico con convinzione, nel momento in cui, sono delle parole forti e provocatorie, ci sostituiremo all'andrangheta. In che senso? L'andrangheta è forte per un preciso, al di là se poi è questa il segreto perché vince, perché non è impenetrabile, questo non lo so, però è vero, è un dato di fatto che l'andrangheta chiedo scusa, al contrario di quello che si possa immaginare, è vicino alla popolazione, nonostante faccia angherie, soprusi, è vicino alla popolazione. Quindi, e ritorniamo allo Stato sociale, quindi che succede? Che nel momento che lo Stato, loro, la popolazione conosce uno Stato quasi repressivo, perché le istituzioni funzionano male, i comuni, gli uffici, tutte quelle che l'apparato dello Stato funziona male, proprio qui in Calabria. Ma ovviamente non è colpa dello Stato, no, certo. È colpa del funzionario, è colpa dell'impiegato, è colpa mia, nel senso del piccolo. E però, mentre anche la funziona, perché c'è la pena di morte, perché ha tutta un'organizzazione che risponde. Allora, se noi riusciamo, noi Stato, a sovvertire questo ed essere noi vicino alla popolazione, ai bisogni della popolazione, allora sì che vinceremo. Come dovrebbe essere in realtà, però purtroppo appunto è come se si sostituisse a uno Stato che non esiste, quindi... Ma quella è la partita a scacchi di cui parlava Francesca. Se noi vogliamo vincere, questa è la vittoria, ma altrimenti possiamo vincere a livello giudiziario, cioè possiamo sì scoprire dei reati, portare in galera le persone che hanno commesso, gli autori di reati, quindi per carità, gente che deve pagare e deve saldare il suo conto con la giustizia, ma se noi vogliamo risolvere il problema della società civile, non è solo giudiziario il problema. Bisogna andare in profondità, non fermarsi all'apparenza. Certo, cambiare un po' il modo di pensare, ecco. Certo. Della popolazione, che non è semplice, ma che, voglio dire, non è neanche una cosa impossibile. Non è impossibile, ecco. No, si può fare. Ritorniamo con il nostro Pink Magazine. In questo 6 gennaio abbiamo parlato di legalità. Sì, abbiamo parlato di tantissime cose, veramente avremmo voluto parlare molto più a lungo, ma i tempi stringono, e anche per oggi siamo quasi per arrivare al termine, ma non prima di aver concluso degnamente questo appuntamento, che parla appunto di criminalità organizzata e più precisamente di 'ndrangheta. Abbiamo parlato anche di legalità, appunto la legalità potrebbe essere una cornice perfetta a quella che è invece la illegalità.
Certo, la legalità, allora, il sistema mafioso si aggancia alla legalità per essere credibile, se no non avrebbe senso. Quindi la legalità va bene come cornice, ma dentro ci dobbiamo mettere la giustizia, altrimenti non funziona. Certo. E quindi è tutto un... La giustizia è quindi la verità, quindi ricercatori di verità e di giustizia. E allora sì che... Potrebbe essere la chiave la lettura. Però sì, vorrei lanciare un messaggio ai nostri giovani. Sì, certo. I nostri giovani hanno tre possibilità. La prima è quella di andarsene via, farsi una vita altrove. La seconda, quindi sistemarsi, fare l'emigrante, ma sicuramente riuscirebbero meglio di qua a sistemarsi. La seconda è quella di fermarsi e assoggettarsi alle regole, ai soprusi del sistema mafioso, sopportare e farsi la propria vita in maniera silenziosa, ma da schiavi. La terza, restare, lottare e migliorare questa Calabria. Sicuramente la terza opzione. Benissimo, questa è la più completa e ovviamente quella che dovrebbero seguire tutti. Sicuramente diamo un auspicio veramente, ci auguriamo che tutti insieme, cercando di essere uniti, riusciremo a cambiare quantomeno anche la mentalità e il modo di pensare della nostra bellissima Calabria, che ci può offrire tanto e sicuramente lo deve fare anche partendo dai giovani, soprattutto. Sì, la terza opzione è la più importante, bisogna avere anche uno spirito guerriero dentro di sé, insomma, che vuole cambiare il territorio in cui comunque apportare un contributo a quello che è la giustizia. Ricordiamo non solo degli esponenti che vanno dalla politica all'aspetto sociale, ma anche culturale, grandi giornalisti, Peppino in passato, indimenticabile, che comunque ha fatto la sua lotta, il suo impegno, e ha pagato con la vita, e ha pagato e rientra nella cerchia degli eroi silenziosi, un altro giornalista, Giuseppe Fava, insomma, che hanno contribuito seriamente a quello che è la lotta, e poi la cosiddetta partita a scacchi ha fatto scacco matto perché comunque ha parlato troppo. Certo. Ma in ogni caso deve partire da noi stessi, quindi, per riuscire a cambiare noi stessi, per cambiare poi il futuro. Tutto parte dentro di noi, certo. Beh, il nostro appuntamento di Big Magazine si conclude qui, però sicuramente ci sarà un seguito, perché la tematica è interessante, fondamentale, bisogna sempre parlare e non ci fermiamo qui. Ringrazio il nostro autore, Massimo Scameli, Francesca Parisi del libro Andrangheta, e a prestissimo. Grazie, grazie. Buongiorno. Nel 1974 è nata qualcosa che era destinata a crescere. Quel qualcosa siete voi e siamo noi, divisi da una radio, da uno schermo, dalla distanza, ma uniti dai programmi, dalla passione per la musica e dalla voglia di migliorare sempre di più. Man mano abbiamo imparato a conoscerci e a collaborare. Siamo diventati una famiglia, sempre pronti a sorreggerci gli uni con gli altri. Siamo inciampati, ma mano nella mano ci siamo sempre rialzati. Abbiamo avuto degli scontri, dei litigi, ma molti più momenti esilaranti, emozionanti e felici. Nell'arco degli anni siamo diventati un grande gruppo, siamo diventati una grande radio e oggi anche televisione. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza voi, senza la vostra partecipazione, la vostra collaborazione e il vostro impegno, la vostra fedeltà. Avete creato momenti magici che rimarranno sempre in noi. Un grazie speciale va a Carmelo Nucera, il nostro primo editore. Un altro ringraziamento va a Memè Orlando, che ci ha dato la possibilità di continuare. E un grazie al nostro attuale editore, Bruno Taverna. Un grandissimo grazie va a tutti quanti, a chi ci segue dal primo giorno. Sarebbe bello nominarvi tutti, ma siete veramente tanti. Un legame che unisce una vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto, gioia e fiducia. Perché sappiamo di poter contare su di voi e voi su di noi.
con l'augurio di continuare in un futuro sempre più esplosivo. Con amore, lo staff di Radio Studio 95 e Telemerito. Vi vogliamo bene.